Cari amici, febbraio è il mese di inizio del nuovo quadrimestre. Abbiamo tutti una nuova possibilità, quella di migliorarci sempre di più. Loris, ma febbraio è anche il mese del carnevale. E nel nostro campus tante sono le novità in arrivo. Sentiamole nell'intervista che il nostro inviato Augusto ha fatto all'educatrice Margherita. Ciao Margherita, sappiamo che a febbraio c'è il carnevale, avete preparato una sorpresa, qual è? Sì, grande novità quest'anno alla festa di carnevale. Abbiamo deciso di rendere gli alunni non soltanto spettatori, ma anche protagonisti dello spettacolo con il Ceriolis Got Talent. Ci puoi spiegare che cos'è il Ceriolis Got Talent? Allora, sulla falsa riga del programma televisivo è un vero e proprio talent show in cui gli alunni che vogliono possono presentare la loro esibizione. Ci sarà una giuria formata da 4 giudici e le migliori esibizioni che passeranno la preselezione finiranno alla finalissima del 1° di marzo. Sappiamo che tu sei un giudice, come mai? Allora, sappiamo tutti che quest'anno a Italia's Got Talent c'è la Maionchi. Diciamo che sono un po' la Maionchi della scuola io. Con le parolacce? Non lo so, vedremo. Ci puoi raccontare anche del tema del carnevale? Sì, quest'anno abbiamo deciso di prendere spunto dal film Ralph Spacca Internet, in cui un gioco degli anni 80 finisce grazie al wifi nella rete e conosce e si scontra con i vari cartoni animati vecchi e nuovi, con i videogiochi e con i veri e propri social. E quindi il tema di quest'anno è cartoons, videogame and social. Inoltre ogni casa, se vuole, può organizzarsi e creare un costume di gruppo in base alla propria scelta. Quindi i bambini più piccoli magari punteranno di più ai cartoni animati e i più grandi sui social piuttosto che ai videogiochi. Ci aspettiamo grandi cose. Grazie, a voi la linea. Gli studenti delle classi prime della secondaria hanno concluso con la professoressa di tecnologie Pier Giovanna Franguelli un interessante lavoro. Saranno proprio loro a spiegarci di che si tratta nel prossimo servizio. Le classi prime si sono cimentate sulla costruzione di inviluppi nelle ore di tecnologia. L'inviluppo è costituito da una sequenza di linee che rappresentano nell'esecuzione finale uno stretto e vistoso avvolgimento. Una volta disegnati sui fogli di carta con gli appositi strumenti del disegno, noi ragazzi abbiamo provato a costruirli con materiali diversi. Abbiamo procurato un pannello di legno di 30x30 cm, dei chiodi di metallo che riprendevano i punti disegnati sul foglio e infine ultimato il lavoro dai fili di cotone o lana per l'esecuzione dell'inviluppo. Continuiamo anche a vedere le interviste doppie ai nostri ex studenti che ci raccontano la loro esperienza nel mondo del lavoro e della scuola superiore. Come ti chiami? Ruggeri Marcello. Gregorio Simone. Che scuola frequenti? Non frequento nessuna scuola perché lavoro nella gelateria di famiglia. Itis Blaise Pascal a Manerbi. Sei felice della tua azienda? Molto. Sei felice della tua scuola? Molto. Una cosa bella della tua azienda? Il mio lavoro viene riconosciuto da tutte le persone che vengono a mangiare il gelato grazie ai complimenti. Una cosa bella della tua scuola? I laboratori e alcuni professori. Al tuo datore di lavoro vorresti dire? Nulla, perché il datore di lavoro sono io. Ai tuoi operai vorresti dire? Che il lavoro che stanno svolgendo lo stanno svolgendo molto bene e sono fiero di loro. Al preside vorresti dire? Di essere meno severo. Un complimento che hai ricevuto? Quando ero a scuola chiedevo a un ragazzo che sapeva stare in compagnia con tutti e nel lavoro invece che sto portando avanti bene tutto ciò che mi ha insegnato mio papà. Che so stare bene in gruppo e che mi impegno.
due cose che hai messo nella tua valigia uscendo dalla nostra scuola. Il senso della famiglia e del vivere in gruppo e la determinazione che bisogna avere nelle scelte che si fa. Il senso di far parte di una grande famiglia e lo stare bene in compagnia senza litigi. Di una parola agli studenti di oggi. Impegnatevi e portate a casa tutto il possibile da questa scuola. Di pensare con la propria testa e di continuare così. Di una parola ai genitori che ci seguono. State tranquilli, sono in buone mani i vostri figli. Di stare tranquilli perché i loro figli sono in buone mani. Di una parola al padre Luca. È molto rompiscatole, però sa anche farsi voler bene. Infatti tutti i ragazzi che gli vogliono bene lo seguono. Di una parola al profe Guido Zuelli. Che è un grande profe. Cosa provi quando ritorni qui? Il senso della famiglia, il senso dello star bene in gruppo e diciamo che qua ci ho lasciato un pezzo di cuore. Non per niente ritorno qui. Mi vengono in mente tutti i bei momenti vissuti qua e mi sento ancora parte di questa scuola. Grazie. A voi e grazie a tutti. Grazie. Niente, grazie a voi. Da Loris ed Elena è tutto. Alla prossima settimana. Che ci raccontano la nostra...